Sono nera. Eccomi qui. Dove sono? Qui. Ringraziamo Luis per quest'idea di intro, di inizio video. Diamogli i diritti d'autore perché vorrei evitare di avere altri problemi con la legge. Che è successo? Cercherò di spiegarvelo nella maniera più breve e completa possibile, facendo prima però alcune piccole premesse. Se state guardando questo video a caso, perché magari vi sono capitata su YouTube, ciao, sono Martina e sono abbastanza in difficoltà in questo momento a fare questo video perché sono sicura che non verrò capita da tante persone. Se invece stai guardando questo video perché l'hai visto nelle mie storie di Instagram e sei curioso di capire cosa è successo nell'ultima settimana, sono qua per spiegartelo. Allora, l'ultima settimana è stata strana. Appunto, se mi seguite sugli altri social avrete visto che non mi avrete vista, letteralmente. Ho messo giusto due storie dicendovi che sarei sparita e mi ha fatto piacere vedere che in tanti vi siete interessati a capire che cavolo fosse successo. Titolo un po' provocatorio, tra virgolette, ma io mi sento letteralmente così in questo momento. In questa settimana mi sono sentita così. E ho preferito aspettare una settimana per parlarne pubblicamente. Più che altro perché volevo capire io cosa fosse successo, come fosse possibile e soprattutto, mo che faccio? Prima premessa super essenziale, necessaria, non è successo niente di grave, non sono disperata, sono semplicemente dispiaciuta e sono stata messa in difficoltà, che mi piaccia o no, questo è, punto, prima premessa. Ho deciso che ve lo spiegherò con un esempio molto rapido. Immaginatevi una vostra passione che avete, ok? Adesso ognuno di voi si prende un secondo per pensare a una passione che ha. Immaginatevi che da un giorno all'altro arrivi qualcuno a dirvi tu questa cosa non la puoi più fare, punto. Non ti dà spiegazioni, tu questa cosa non la puoi più fare, ok? Mettetelo in testa, basta. Immaginatevi, se no, un altro esempio, che qualcuno venga a prendervi il vostro cellulare, vi entri nella galleria foto e vi elimini tutto quello che avete. Così, dal niente, a caso, senza darvi spiegazioni. Terzo esempio che vi voglio fare è immaginatevi il vostro lavoro, ok? Il vostro lavoro, quello che fate. Se siete studenti, immaginatevi di avere un lavoro. Immaginatevi sempre che da un giorno all'altro qualcuno ti venga a dire no, tu questa cosa non la puoi più fare, ok? Immaginatevi proprio a grandissime linee questa cosa. Adesso non voglio farla tragica, ovviamente. Una delle premesse è che non è morto nessuno, non è successo nulla di grave, ma è successa sicuramente una cosa scomoda. Allora, al mondo ci sono pensieri contrastanti su qualsiasi cosa, su alcune di più, alcune di meno, e questa cosa che sto per dirvi è una delle cose nel 2023 molto criticate e io ne sono consapevole. Insomma, bando alle ciance per farla molto breve. Domenica scorsa, mentre stavo cenando, ho aperto l'applicazione di TikTok come sono solita fare. Tra l'altro mi ero presa qualche giorno di mezzo stop dai social, non avevo pubblicato video, guardavo l'applicazione poco perché mi stavo godendo le giornate al lago. L'ho aperta e mi sono trovata questo. Se avete stoppato il video per leggere cosa c'è scritto che ho violato la proprietà intellettuale di TikTok. Adesso io sfido chiunque di voi, sono sicura che forse uno su mille sa che cavolo vuol dire proprietà intellettuale di un social. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato aprire il signor Google, cercare cosa fosse e da quello che ho capito dovrebbe essere qualcosa inerente al copyright. Da cui deriva la mia battuta inizio video. Vabbè, a parte questo, cosa ho fatto? Ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi persona che si sente con la coscienza a posto. Rimango tranquilla, faccio ricorso e aspetto. La mattina dopo alle 6, presa da strane sensazioni, mi sveglio e letteralmente un minuto dopo, a caso, mi arriva la mail di TikTok, tutta scritta in inglese, dove sostanzialmente mi dice ricorso respinto, il tuo profilo ha violato troppe volte il copyright, non mi dicono dove, in quale video, se è colpa di una canzone, se è colpa di qualche logo che ho fatto vedere, sta di fatto che mi dice che il mio profilo è eliminato. E qua il classico boomerone di paese mi viene a dire finalmente ti trovi un lavoro e vai a lavorare. Stai zitto. Se tu in questo momento hai intenzione di commentare qualcosa tipo ti sta bene, vai a lavorare, cioè sparisci da questo profilo, levati. Che vi piaccia o no, nel 2023 esiste anche questo tipo di lavoro, ok? Forse 15 anni fa esistevano solo le pubblicità in televisione, adesso le pubblicità si sono spostate sui social e io sono una delle fortunate, perché riconosco di essere stata fortunata ad aver iniziato 3 anni fa
ed essermi costruita questa piccola nicchia che è diventata il mio lavoro. Presa dal panico, ho scritto all'agenzia, tipo, cosa posso fare? Perché io non potevo più letteralmente fare niente. La mail diceva testuali parole: questa è la nostra decisione definitiva. Tutta la pratica è in mano a persone sante, innanzitutto, che ringrazio se stanno guardando questo video, super gentili e disponibili, che proveranno ad aiutarmi. Però io da una settimana a questa parte mi ritrovo con un profilo da 240.000 follower, che, aperta e chiusa parentesi, sono consapevole che sono pochissimi, perché c'è gente che ha i milioni, ok? Però ragazzi, il numero sul social, per chi non è del, tra virgolette, del settore, dovete capire che non vale più nulla. C'è gente con i milioni che magari non è riuscita ad usare nella giusta maniera i loro profili e non è mai riuscita a monetizzarli più di tanto. Ho avuto la fortuna di essere riuscita a entrare nel settore fitness e a farne al 100% il lavoro, che sia YouTube come in questo momento, che sia TikTok o che sia Instagram, però comunque un terzo dei miei canali mi è stato completamente tolto. Io l'ho sempre visto come una piccola nicchia, la mia piccola community, la mia piccola famiglia virtuale, che comunque io ho creato in 2 anni e mezzo della mia vita. Calcolate quasi 5 video a settimana per 2 anni di fila. Quanti video sono? Non so dirvi il numero preciso, ma so solo dirvi che sono tanti. E sono tanti ricordi che dal nulla non esistono più. Qua dentro. Non ci sono più. Sono fortunata perché negli ultimi mesi ho iniziato a postare i miei TikTok anche come reel. Quindi fortunatamente gli ultimi video mi sono rimasti, ma tutti gli altri prima non ci sono più. E sinceramente questa è la cosa che mi dà più fastidio in assoluto, più per i numeri, perché alla fine, ragazzi, i numeri cosa sono? I follower vanno e vengono. Per il momento è così, bloccato da una settimana. Magari domani verrà sbloccato da qualche santo, ma magari io non lo rivedrò più quel profilo. È l'esempio che vi facevo prima di qualcuno che vi viene a cancellare le vostre foto, e vi assicuro che il fastidio è tanto. Però comunque questa settimana mi sono detta: cosa hai intenzione di fare? Continuare a lamentarti? Non mi sembra il caso. Confido nel fatto che tutto venga sistemato, specialmente perché io non ho mai fatto nulla di male. Io sono sempre stata molto attenta ai contenuti che portavo sul mio profilo, ho sempre cercato di dare quel senso di spensieratezza, quelle famose good vibes, ho sempre fatto vedere il mio stile di vita, che mi alleno, che mangio bene, che faccio tanti viaggi, con una bella relazione, con una bella famiglia. Perché? Perché mi devi buttare all'aria tutto? Più che altro mi sembra strano proprio questo fattore del copyright, non capisco veramente di cosa si tratti. Magari sono solo ignorante io, che mi avrebbe dato molto meno fastidio essere bloccata per nudità o cose varie, perché io sono consapevole che ci sono dei miei video in costume, che ci sono dei miei video dove mi alleno con il leggings dove mi si vede la chiappa, e lì avrei detto: mea culpa, ho sbagliato. Io non so come andranno le cose, so soltanto che per il momento non è giusto darla vinta a un sistema così grande, che in realtà ora sì, ha vinto nel suo grande, ma io nel mio piccolo voglio fare qualcosa. L'unica cosa che io posso fare è mettere un punto e andare a capo e ripartire da zero. In questo momento la mia testa è divisa in due parti. Una parte di me dice che in questi anni, specialmente negli ultimi mesi, ho creato una fanbase molto solida, che siete voi, che spesso ho avuto l'occasione anche di vedervi al di fuori di uno schermo, e la cosa mi rende super felice, perché vuol dire che in qualche modo ce la sto facendo. Basta farvelo sapere, e chi ci tiene, anche su un altro profilo, so che verrà a seguirmi e supportarmi. L'altra parte di me ha una grande paura di fallire. Umano. Non ditemi niente. Io spero che abbiate capito il senso del video. Ci rimarrei veramente tanto male a vedere dei commenti del tipo: mamma mia, se i problemi della tua vita sono questi. Sì, questo è un problema che a me è stato creato nell'ultima settimana. E per tu che stai per giudicare, ti spiego anche subito perché. TikTok mi ha creato dei danni, perché io avevo appena firmato dei contratti seri con aziende serie, nelle quali c'era scritto che io avrei dovuto pubblicare anche dei video su TikTok. E lì chi ci va di mezzo? Che vi piaccia o no, i social al giorno d'oggi sono un lavoro. Io penso di essermi sudata quello che ho adesso, perché dietro i miei video non ci sono 3 minuti, magari sono giornate intere di registrazioni, di editing. Sono sempre ben pensati, diciamola così. Spero che abbiate guardato il video fino alla fine. Se l'avete fatto, commentate con un cuoricino rosso. Il supporto, sì, a sto giro posso dire fondamentale, che posso chiedervi ora è quello di supportarmi sicuramente sul nuovo profilo che creerò. Adesso vi metto qua il nome, perché sinceramente non ci ho ancora pensato. E di iscrivervi al mio canale YouTube, questo qua, magari di lasciare anche un like, e di seguirmi su Instagram, dove probabilmente sarò molto più attiva in questo periodo piuttosto che su TikTok. È proprio tutto un grande punto di domanda. Ora non so se ricominceremo col botto o se sarà una ripresa anche lì molto molto lenta. Più gente vede il mio lavoro, più posso continuare a
a credere in ciò che faccio e a crearmi il mio piccolo posticino in questo mondo virtuale, diciamola così. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Io sono solo molto dispiaciuta che TikTok, dopo anni che esiste, nonostante sia uno dei social più forti, ancora non abbia tutele in questi casi, o perlomeno che vada sempre a pigliare le persone sbagliate. E vi ringrazio tanto per il supporto che spero mi darete e per aver guardato questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Bella!